La Juventus ha battuto l'Inter grazie ad una rete segnata al 25esimo della ripresa. A conclusione di questa azione, dall'ala destra Favalli. Pienone al Comunale di Torino per assistere al confronto tra la protagonista numero uno del campionato, l'Inter, e la sua irriducibile rivale, la Juventus. Si contano a migliaia gli appassionati giunti da Milano e da altre località per sostenere l'Inter, ma più alto è il grido di Juve, Juve quando le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Scambio di cortesie tra i due HH del calcio italiano. E l'arbitro Lobello dà il segnale d'inizio, batte l'Inter, il tempo è bello e il terreno in ottime condizioni. Le squadre presentano le formazioni annunciate, l'Inter schiera Sarti, Burnik, Facchetti, Bedin, Guarneri, Picchi, Domenghini, Mazzola, Capellini, Suarez e Corso. La Juve, Anzolin, Gori, Leoncini, Bercellino, Castano, Salvadore, Favalli, Del Sol, Zigone, Cinesinio e Menichelli. La Juventus palesa subito le sue bellicose intenzioni ed il portiere interista Sarti, a conclusione di questa azione su violento tiro di Leoncini, si salverà con una grande deviazione. La Juventus attacca con tutti i reparti, non solo Leoncini si inserisce in fase d'attacco, ma qui vedremo in posizione di ala destra anche Bercellino, il cui tiro sorvolerà di poco la traversa della rete nerazzurra. Ecco appunto il momento del tiro di Bercellino. L'insistenza e la foga degli juventini crea un certo scompiglio nella difesa dell'Inter, che manovra con un certo affanno e se ne ha un esempio in questa azione che per poco non causerà un'autorete. Bedin respingerà sul ginocchio di Facchetti e la palla terminerà in calcio d'angolo poco fuori dalla rete di Sarti. A metà tempo si spegne lentamente la foga degli juventini e l'Inter viene fuori con qualche azione che però non impensierisce la difesa bianconera. Ecco ad esempio su angolo dell'Inter una facile rovesciata di Cinesinho che libera la propria area. Anzolin corre un solo serio pericolo con questa azione di Capellini che scavalca Salvadore e saetta al volo a fili traversa. La ripresa non manterrà le premesse di gioco interessante dei primi 45 minuti. Verrà fuori alla distanza la stanchezza dell'Inter e la fragilità dell'attacco bianconero. La Juventus deve sempre fare assegnamento sui Leoncini e sui Bercellino per tirare a rete, che la difesa nerazzurra controlla facilmente le manovre di Favalli, Menichelli e del pur insidioso Zigoni. Poi giunge il gol già mostrato in apertura di questo servizio. Eccolo ancora visto dal terreno di gioco. Anzolin alza le braccia in segno di giubilo mentre la folla grida il suo entusiasmo. La Juventus, sulla spinta della rete segnata, cerca il colpo del KO. L'Inter sembra frastornata, ma la sfuriata bianconera non durerà a lungo. L'Inter potrebbe anzi pareggiare in questa occasione, ma Anzolin si oppone con due interventi, il primo a mano aperta e il secondo in presa alta, che annullano le residue speranze dei tifosi nerazzurri. Anzolin si produce ancora in un bel intervento su Facchetti, pronto a sfruttare un calcio d'angolo di corso, poi il fischio di chiusura. Esultano i tifosi juventini, la loro squadra è a due punti dall'Inter, mancano ancora tre giornate al termine, il campionato è tuttora aperto e viva è la speranza di raggiungere la capolista. Ma l'Inter lo permetterà?